Imprenditore, manager, velista, ha deciso di ritornare a Piazza Affari. Vediamo chi è. Che volete che siano un paio d'anni? Eccoci, siamo tornati. La campanella oggi è suonata anche per noi. Io sono sempre lì, al mio posto, dietro al timone. Del gruppo, è ovvio. Per le regate c'è tempo. A 70 anni resto un capitano coraggioso. Nella vita ne ho combinate tante. Fabbriche, banche, giornali, salotti. In TV mi chiamavano Proverà. Si sbagliavano. Sono sempre stato Riuscirà. Da Milano a Londra, da Londra a Milano, poi la Pirelli. Una l'ho anche sposata, è la madre dei miei figli. Ho messo radici in Telecom, ho tentato di venderla agli americani e sono tornato al mio più grande amore dopo l'Inter, gli pneumatici. Guardando oltre la muraglia, pardon, il muro, ho fiutato l'affare. Ora siamo di nuovo su piazza, Piazza Affari, si intende. Ma nel 2020 il timone lo lascerò a uno più bravo di me, se c'è. E con la mia terza moglie, Afef, mi godrò la vela e il buon vento. Perché io sono Marco Tronchetti Provera. Eccoci qua, Marco Tronchetti Provera, buonasera. Buonasera. Giornata impegnativa per lei, poi ne parleremo. Però l'ultima volta che ci siamo visti in televisione, 4 anni fa, mi ha detto che prima o poi avrebbe lasciato. Il prima non c'è mai, non lascia mai. No, io non lascerò mai la Pirelli, però ho detto che al 2020 avrei lasciato. Ma al 2020 lei fa una busta con il suo successore, così funziona? Può essere. Ma l'ha già fatta sta busta? Certamente sì. No, ma no, veramente, c'è un nome già. C'è sempre un nome. E quindi in questa busta c'è il suo successore del 2020. C'è sempre un nome. Senta. Poi l'ho cambiato tante volte. Ah, quindi resta attento a questo. Certo. È un questo o una questa? Potrebbe essere una questa. No, però non ci tenga sulle spine. Veramente potrebbe essere una donna. Le donne manager ce ne sono tante in Italia, non così tante. Alcune. Sono brave? Più brave degli uomini? Bravissime, in generale sì. Senta, il Pirelli 2 anni fa esce dalla borsa, dopo 2 anni, cioè oggi, ritorna in borsa. Ma ce lo spiega per farlo capire bene bene, com'è possibile che prima la si toglie e poi la si mette? Gli avevo detto anche 2 anni fa che sarei tornato in borsa, non mi ha creduto. E qua adesso sta a dimostrare che è tornata. Allora, la incalzo su un altro aspetto. Come fa a dire che con il 45% che hanno i cinesi della società Pirelli, non è cinese la Pirelli? Guardi, la Pirelli era fino a ieri con i cinesi al 65%. Oggi sono al 45%, il 55% non è cinese. E quindi lei dice non sarà mai cinese? La Pirelli ha uno statuto per cui per spostare la sede o per cedere la tecnologia ci vuole il voto del 90% degli azionisti. E lo statuto dice anche che deve rispettare le migliori pratiche internazionali sul mercato. Qualunque azionista può impugnare lo statuto a valore di legge, quindi la Pirelli è italiana e l'azionista cinese difende l'italianità di Pirelli. Perché un cinese? Scusi, i cinesi si sono presi il Milan, si sono presi l'Inter, non so se le risulta. Mi dicono. Quello se lo sono preso sì. Proprio sicuro? Sicuro. Posso dire che si sono presi a Pirelli? No. No. Però sono azionisti importanti da Pirelli. Assolutamente. Milano sì. Però è mezza cinese. Molto a Milano, è stato comprato dai cinesi. Preoccupante? No, per come lo fanno no. Senta, lei ha un rapporto, ha avuto un rapporto con altri paesi, con i russi, con i cinesi, anche con i liguri, diciamo la verità. Ma qual è la differenza di approccio dei cinesi? Vengono in punta di piedi o in realtà poi alla fine vogliono comandare? No, il cinese con cui ho fatto l'accordo dal primo giorno non ha mai cercato di comandare. Avevamo un problema in comune da risolvere, l'abbiamo risolto. Era avere una dimensione adatta per i pneumatici industriali, autocarro, agricoltura. Loro non avevano la dimensione giusta, noi neanche, mettendoli insieme è una società che può competere nel mondo. Lei oggi sorride, ma non dovrebbe sorridere perché in un comunicato che ho fatto oggi pomeriggio risulta che lei e alcuni suoi manager non avrete il premio della quotazione. Cioè lei oggi si è visto fumare, come si dice a Milano, 25 milioni di euro. Ma guarda, io ho avuto un vantaggio. No, 25 milioni di euro, quindi ma, io non sorriderei molto. No, ma io sorrido perché quei 25 milioni erano destinati, come ho sempre fatto quando ho avuto dei grandi premi, anche non solo al mio benessere ma anche al benessere di altri. Per quanto riguarda la mia storia, ho sempre guadagnato molto quando l'azienda e gli azionisti hanno guadagnato moltissimo. Quando le cose non sono andate bene ho perso più di tutto. E in Telecom non ha guadagnato niente allora? Nulla, sono uscito, a differenza di tutti gli altri, senza liquidazione. Zero? Zero liquidazione. Senta, e com'è andata la quotazione oggi in borsa? La domanda banale, però bisogna farla. Molto bene, sono molto soddisfatto. Ma come molto bene? Ha perso l'1%? No, meno. Siamo meglio del mercato questa sera. Quindi è soddisfatto? Vuole sentire, non so, beh, se lo dico io sono di parte. Vuole sentire come la pensano i miei azionisti? Mi faccio sentire. Vuole? Come fa? Posso? Ci provo. Ho un messaggio, quindi glielo faccio sentire.
Adesso vediamo, spero che si senta, non so se si può. Lo metta vicino al micro. Ecco. Scusi? Vuole la traduzione? No, questo è un messaggio. No. Ma lei ci sta prendendo in giro, Trucchetti, ma non è un messaggio questo. Io le do la traduzione. Io le do anche la traduzione. Questa è la traduzione. È un'operazione della Madonna. No, vabbè. Questo è un messaggio del cinese. Senta, andiamo sulle critiche. Ma veramente è ricevuto questo messaggio? Questo, certo. E come si traduce questo messaggio dal cinese? Con Google Traduttore si fa. Sì, sì. Fantastico. Senta, ma facciamo i critici? Sì. Lei, dicono alcuni analisti, anche alcuni giornalisti, dicono che lei ha ricuotato in borsa una Pirelli più piccola e più indebitata. E glielo deve spiegare a quei 250 investitori istituzionali, a quei 35.000 italiani che hanno investito, deve spiegarlo come questi abbiano messo su un'operazione da 2 miliardi e 6, 5 miliardi e mezzo a disposizione dell'operazione. Come mai la seconda operazione più importante nel mondo quest'anno, la prima in Europa? Lei pensa che... Hanno ragione questi o ha ragione quelli poteva che scrivono? Poteva quotarla in un altro paese? L'avrebbero accettata, sì, in un altro paese, Pirelli? Assolutamente. Perché poi ha scelto Milano? Ci sono delle grandi società italiane anche della moda che hanno deciso di quotarsi all'estero. Perché lei voleva perché rimanere? Ho sempre detto che sarei tornato a Milano, che è la società italiana. Senta, ma ci saranno, scusi, ma perché i cinesi investono tutti questi soldi? Qual è l'interesse? Perché un cinese viene? Cioè, Milan comandano, nell'Inter comandano, verranno anche... Perché? Ma noi abbiamo fatto un accordo dal primo giorno, avevamo un problema da risolvere, la dimensione della parte, diciamo, industriale. Sulla parte consumer, loro volevano fare i partner finanziari, dimostrando al mercato che rispettavano le regole del mercato, che avrebbero usato le migliori pratiche internazionali. Nessuno al mondo ha uno statuto come lo ha la Pirelli, che protegge il management, protegge gli azionisti di qualunque paese. E la tecnologia sta in Italia. È preoccupato che Telecom possa essere francese, visto che lei la conosceva da vicino? Ma non la conosco più ormai. No, eh? No, allora c'era un italiano che la guidava con dei soci potenziali. Ma non volevano gli americani, non volevano i messicani, non volevano Mardo. Ma non lo so, oggi... Ci pensa un po' a quel periodo o no? No, oggi penso al futuro della Pirelli. La giustizia in Italia, glielo chiedo e lo leggo a Telecom, perché lei ha avuto dei problemi con la magistratura, non problemi, ha avuto dei processi sulla questione Telecom. La giustizia in Italia è un freno al nostro sviluppo? Beh, per quanto riguarda me, la giustizia è stata una dimostrazione della mia integrità e della non correttezza di quanto veniva scritto. Quindi io, dalla giustizia ho avuto solo soddisfazione. Posso dire che la giustizia in Italia è complessa. È stato assolto, quindi? Sono stato assolto da, credo, 18... Non assolto. Sono stato indagato per 18-19 cose, non mi ricordo più, e sono sempre stato assolto. Ma perché un imprenditore deve essere indagato per 18-19 cose? Ma molti scrivono cose, e i giudici leggono i giornali, i procuratori leggono i giornali, alla fine... C'è un po' colpa se tutti nostra. Scrivono la stessa cosa... No, è sempre la proprietà dei giornali colpevole, mai i giornalisti. Anche lei in parte, Anche lei in parte. Anch'io. Allora, Anch'io. Ma io sono un piccolo azionista. Ma è pentito delle sue partecipazioni nei giornali? Era contento di avere i... Ma io sono sempre stato contento, sono stato presidente del Sole 24 Ore. Ho avuto la Sette, che è stata una bellissima avventura. Non c'è un giornalista che possa dire che io ho mai cercato di imporgli un'idea, mai nessuno. Mi pare che anche il suo amico Karl Lerner lo abbia sostenuto. Beh, adesso io non lo so. So che l'Osservatorio di Pavia dice che l'atteggiamento che abbiamo noi giornalisti nei confronti dell'industria è sempre negativo. Non parlo solo di Pirelli, l'agroalimentare. Perché secondo lei c'è questo pregiudizio verso qualcosa che è fatto all'industria? Ma perché non c'è stato un modello di sviluppo del paese adeguato. Molto avranno sbagliato gli industriali, ma abbiamo avuto una politica che ha guardato più agli interessi delle fazioni che all'interesse del paese. Ma l'Italia può ancora essere un paese industriale o deve fare servizi? Lo è ancora. Ma pensi, Luxottica, Benetton, Technogym, Campari, Tod's, Ferrari, ma abbiamo dei brand fantastici, meravigliosi, Moncler, ma gliene posso nominare 50. Ma le sue fabbriche in Italia non costano troppo? Lei dove ce l'ha? Settimo? Abbiamo Settimo Torinese, Bollate. Ma le fabbriche costano in Europa più che altrove, se si fanno cose più sofisticate si possono fare anche in Europa. Senta, quanti giovani assume la Pirelli all'anno? Noi circa 3.000. 3.000 giovani ogni anno? Nel mondo? Sì. Cosa dice, cosa c'hanno i giovani italiani? C'hanno qualche, sono bamboccioni? Ma guarda, io la squadra di management della Pirelli, che ha solo il 7-8% in Italia,
nella quasi totalità italiana. Abbiamo tutta una generazione di quarantenni fantastici. I giovani devono andare all'estero, è un'opportunità andare all'estero, è la sconfitta di un paese quando vanno all'estero? Ma è utile, poi se, dipende da che mestiere vuol fare uno nella vita. L'ultima cosa che volevo chiederle delle Pirelli è: perché fate la Formula 1, per i soldi o per le immagini? Ha due vantaggi, l'immagine certamente è un laboratorio a cielo aperto, cioè i nostri che lavorano in Formula 1 devono andare a una velocità diversa, usano materiali sofisticati, sono sotto pressione continua, quindi è un buono stimolo. Ma una cosa che le mette in un pneumatico, gli pneumatici si dice, no? I pneumatici, no? Abbiamo parlato con l'Accademia della Crusca. Quindi possiamo dire... Possiamo dire i pneumatici... Ah, non abbiamo l'incubo degli... Sì, ok, perfetto. Allora, se io voglio capire, quel pneumatico che stiamo vedendo, quelli là tutti colorati, ma quando lei fa la Formula 1, poi me lo mette sulla mia auto, c'è qualcosa che mi mette... Certamente sì, c'è una parte della struttura e dei componenti che nasce anche dalle corse, perché non è solo Formula 1, noi partecipiamo a 1200 gare all'anno. E serve perché la ricerca serve. Che fa sulle corse le porta sulle macchine. Me ne dica una, voglio sapere una cosa che posso fare. Guardi, dei polimeri che lei non sa che cosa sono. No, non esageriamo. Però la struttura della mescola di un pneumatico, nei pneumatici più sofisticati, nasce dalla Formula 1. E quindi la Formula 1 è stato un modo per poter investire in ricerca che altrimenti... Assolutamente sì. È soddisfatto della sua investimento in Formula 1? Molto. Perché non investe sulla vela? Abbiamo investito sulla vela, abbiamo vinto. Cosa ha vinto? Ah, vede che lei non è informato. Un giornalista non informato. Però sono informato sul fatto che sua moglie odia la vela. Fef odia la vela. Comunque dice... abbiamo vinto con New Zealand. Vabbè. Va bene, vabbè. Sta cosa della vela l'abbiamo fatta. Eccola qua la foto, certo. Torni pure a mia moglie. Ecco, perché odia la vela. No, mia moglie è felicissima. No, non è felicissima. Beh, guardi una foto di mia moglie che scende dalla barca, ha un sorriso enorme. Certo, quando scende. Ma riesce a farla salire in barca? Cosa farà dopo il 2020? Ma 2020 siamo sicuri che molliamo qua con la busta. Non è che ci scrive sempre il suo nome sulla busta. Lei ha paura che io non vada via. No, perché la linea, guardi, mi porta fortuna, perché c'ho sempre un bel programma quando l'intervisto. Quindi va benissimo, però mi chiedo... cosa farà? Cosa fa una persona come lei dopo che smette di fare come ha fatto lei? Quando è il primo contratto di lavoro che lei ha avuto? A 23 anni. E cos'era il primo contratto? In un'azienda che faceva una cosa chimica, che non le dico cos'è, che non la capirebbe. No. Che però si trattava di come cromare i metalli, eccetera. A Milano? Vicino a Milano, sì. E diciamo che lei finirà nel 2020 di fare Pirelli. Esatto. Io non glielo auguro, perché magari nella busta c'è scritto il suo nome, può essere... Non sarebbe un nome sbagliato. No, cognome o nome. Ma che cosa fa un imprenditore o un manager che ha vissuto in questa maniera per gli ultimi, non so, 40 anni? Ma io ho tante cose che mi appassionano, quindi la Pirelli rimarrà sempre nel mio cuore, nelle mie attenzioni. Perché lei è azionista? Sono azionista e continuerò a seguirla, la Pirelli. Poi io ho tante cose che mi appassionano. Quindi. Con chi esce un imprenditore o un manager a Milano? Chi vede? Con i miei figli vediamo quelli che chiamiamo gli acquisiti. E cioè mia moglie, i mariti delle mie figlie, mia nuora, perché stiamo bene insieme. Poi abbiamo degli amici carissimi di una vita che vediamo volentieri. Senta, l'Inter le piace? Beh, l'Inter di oggi? Sì. Sì, ma l'Inter di oggi ha grinta. Le faccio vedere invece un altro regalo che le abbiamo fatto. Facciamo vedere questo, diciamo, questo regalo per Marco Tronchetti Provera. Beh, io l'ho già dichiarato, Messi è calcio puro. Un sogno impossibile, quindi, però è diciamo, quel qualcosa in più che ha il campione. Neymar è grandissimo, bravissimo. Quindi Messi. Messi Le faccio vedere una foto che invece riguarda la politica. La politica l'ha mai attirata? Da ragazzo, sì, sì. Sì? Sì, sì, da ragazzo, un paio d'anni. E poi è smesso? Sì, sì, sì. Come il fumo, si smette a un certo punto? Sì, sì, sì. Io ho smesso presto. Ho smesso dopo il fumo. La politica. Quattro personaggi della politica che hanno rappresentato i presidenti del Consiglio degli ultimi 4 anni. E quindi le chiederei di dare un voto. Monti. Monti, i suoi primi 3 mesi straordinari. Poi dopo? Primi 3 mesi straordinari. Bene. Letta. È rimasto troppo poco. Non si può dare un giudizio. Renzi. Ha dato una svolta importante al paese. Credeva un po' di più che potesse fare qualcosa di più? Sì, sì, ha fatto delle cose importanti però. Quindi non è così critico nei confronti della... No, Renzi ha fatto delle cose importanti, ha rotto degli schemi che esistevano. È strano sentirlo dire un imprenditore, perché molti l'hanno mollato completamente, Renzi. Se ne frega di questo, va bene così. Sì. Vai, Gentiloni. Gentiloni ha avuto la capacità di raccogliere
il buono di quanto aveva fatto Renzi e di trasformarlo in qualcosa di molto costruttivo per il Paese. Senta, lei ha conosciuto grandi leader mondiali, ci sono delle sue immagini con Vladimir Putin. Cos'è che ha la leadership di altri grandi paesi che noi non abbiamo, secondo lei? Ma sono sistemi diversi, noi abbiamo un sistema molto, molto complesso. Abbiamo degli anticorpi nei confronti delle leadership. Appena ne troviamo uno abbiamo paura che diventi un vero leader. Poi abbiamo creato questo strano ircocervo, lo chiamava Croce, parlando di liberal socialismo. Noi abbiamo fatto il cattocomunismo e lì ci siamo un po' confusi. L'ultima domanda riguarda un tema che affrontiamo tra pochissimo, cioè il caso Catalogna. Voi avete fabbriche in Spagna, no? No, non più. No, ce l'avevate in Spagna. Cosa ne pensa del fatto che c'è un paese ricco, importante, che vuole... Adesso ne parleremo in studio con degli ospiti. Cosa ne pensa di quello che sta succedendo in Catalogna? È molto grave, è pericoloso. Ed è giusto come si è mosso il governo centrale, cioè cercare di evitare... È difficile giudicare situazioni così complesse. Certamente bisogna trovare un punto di mediazione, bisogna trovarlo in fretta. Nessuno può perdere la faccia del tutto, è molto molto complesso. Va bene, la troviamo in vacanza più a Shanghai o a Pechino? A Milano. A Milano, grazie a Marco Trocchetti. Grazie. Provera. Andiamo in Catalogna. Grazie. Grazie mille.